questa iniziativa, perché chi lo conosce sa quanto è attento alla sfera europea, e chi è abituato a leggere la sua agenda sui social, su Facebook, è, diciamo, abituato a vedere che il presidente o almeno una volta ogni due settimane a Bruxelles. Questo ci fa piacere. Allora, posso testimoniarlo, diciamo, se avrà bisogno il presidente, vengo, mi presento spontaneamente. Io ho bisogno di testimoni in genere. E io ci sono, devi sapere questo. Vi posso dire solo una cosa, ma lo dico con l'amarezza, diciamo, che qualche volta prende il sopravvento sul mio entusiasmo e sul mio ottimismo. Allora, il mio presidente, diciamo, il presidente dei Pugliesi, io non l'ho visto una volta a Bruxelles. Sappiate questo, avete un presidente attento che ha capito che la presenza in quelle istituzioni è importante, può essere per davvero il valore aggiunto in un progetto di crescita e di sviluppo. Ne dovevo dare atto, l'ho incontrato all'alba un giorno in aeroporto, eravamo assonnati, mi ha chiesto: ma tu che fai? Hai dormito qui e dove hai dormito? Quindi è anche, come dire, attento ai particolari, e no, attento ai particolari, e questo, come, mi conferma nell'idea che questa regione è un grande presidente. Grazie Elena, mi hai rubato quindi le parole dalla bocca, passo la parola a Luciano D'Alfonso. Ma intanto grazie, sapendo che la politica quando torna in piazza fa sempre bene, anzi direi ritrova il meglio di sé. Voglio ringraziare i giovani del PD che hanno messo un seme significativo in una parte di Pescara, che poi è una parte dell'Abruzzo, che ha sempre restituito quello che si è seminato. Quando ci trovavamo in piazza accettando domande e risposte, poi gli appuntamenti elettorali ci sono sempre andati bene, quindi il mio primo grazie è su questo fronte. Fra qualche minuto ci raggiunge anche un amministratore dell'Europa che si sta allargando, che ancora non è dentro l'Europa istituzionalizzata, il presidente della regione di Tirana, il mio amico, nostro amico Aldrin Dalipi, che vuole venire qui per vedere se davvero, anche in assenza di appuntamenti elettorali, il PD davvero ascolta i cittadini in piazza, ritrovando il sapore del territorio e non la paura del terrificante che sta nel territorio. Io voglio provare ad essere, per me, nei vostri confronti, didascalico, sapendo che la competenza di Massimo, di Elena, ma anche, aiutami, Caterina e di Mirko è stata una competenza che di sicuro ha riempito tutti i vuoti che noi avevamo, però voglio provare ad essere didascalico. Io ho imparato qualche anno fa, ascoltando da Miglio a Ornaghi a Luciano Russi a Biagio De Giovanni, che le istituzioni durano e funzionano se producono convenienze, appartenenza, convenienze e utilità collettive. Perché l'Italia, Pescara, l'Abruzzo, l'Aquila, Amatrice hanno bisogno di Europa? Ecco, io la vorrei mettere a cominciare con l'aiuto di queste domande, perché se facessimo come fanno gli avvocati, procedendo per contrario, senza Europa noi saremmo una serie di solitudini davanti a problemi che sono molto più cresciuti rispetto a quelli del Novecento e ancora di più dell'Ottocento. Qual è però il limite che noi stiamo pagando e scontando? Che del cammino europeista a un certo punto ci siamo in maniera pigra bloccati e fermati. Voglio porre una classica questione da pugno allo stomaco: ma il cittadino europeo qual è la carta dei diritti e dei doveri che ha per sé e che da sé poi assicura gli altri? L'abbiamo definita la cittadinanza europea come nuovo patto tra diritti e doveri che riguarda la sfera di ciascuno? Ecco, noi ci siamo fermati, diciamo, al 50% del cammino. Noi dobbiamo riprendere il cammino, e il cammino non lo riprendono le burocrazie o le cancellerie, ma è la comunità politica che deve porsi domande, organizzare risposte in maniera esigente e implacabile, anche assumendo dentro di sé l'inquietudine dei temi difficili, e poi cominciare a segnare delle questioni. Per esempio, l'Europa che è capita dalle giovani generazioni. Io ho una figliola
che è andata oltre Erasmus poiché sta a Chicago a studiare il suo quarto-quinto anno al liceo di Chicago. Ma l'Europa capita dalle giovani generazioni è quella di Erasmus, cioè quella dell'educazione e della formazione. La generazione Erasmus è quella che è più disposta a restituire, che è più disposta a scommettere, a dire e a dare. Ma noi dobbiamo elencare oltre questo quando è che l'Europa garantisce, offre opportunità, consente doveri individuali, doveri collettivi e diritti. È sufficiente che l'Europa ci consenta di andare in ogni dove senza esibire il passaporto? Non è sufficiente. Noi dobbiamo fare in modo che quando si va in un certo dove dell'Europa si stabiliscono i diritti della dignità della persona e poi anche della cittadinanza. Il tema della migrazione è il tema degli spostamenti, e lo spostamento è uno dei diritti fondamentali della modernità estremata che è la contemporaneità. Ma stiamo scherzando? Noi vogliamo riedificare un sistema di regole e di stabilimenti costituzionali per cui non è un diritto andare in ogni dove, e dove ci si arriva col proprio progetto di vita ci deve essere la possibilità di realizzare il suo proprio progetto di vita di ciascuno, a cominciare dall'educazione, dalla formazione, dalla copertura sociale e sanitaria della quale l'onorevole Gentile è un riuscito allora ministro regionale delle questioni sociali, oggi sarebbe una suggeritrice da ascoltare anche per i diritti a livello nazionale. Noi dobbiamo sapere per esempio che per alcuni vuoti, penso al tema delle infrastrutture ed è la ragione per cui molte volte sono andato a Bruxelles e ho trovato l'aiuto dei parlamentari della delegazione italiana, socialista, democratica, ma anche qualcuno dei conservatori illuminati che non ha voluto essere sordo, o dei liberal democratici tipo il nostro amico Jakovicic. Bene, abbiamo fatto battaglia comune per fare in modo che l'Abruzzo, ma accanto all'Abruzzo tutte le regioni dell'Adriatico scoperte sul piano della elevatezza, della velocità ferroviaria, della capacità di spostamento, ho trovato lì la capacità, possibilità di trovare ascolto dal punto di vista della programmazione infrastrutturale europeista. E perché sono andato lì? Non solo perché c'è il ritenuto che lì ci stanno i soldi, perché molte volte è il ritenuto, ma perché lì c'è uno sguardo d'insieme alla dotazione infrastrutturale e non può che essere lì. Poiché se tu ti sposti di livello e cadi nei livelli statuali, nel livello statuale tu trovi l'accortezza dei territori e non l'adeguatezza dei territori rispetto alla lunghezza delle infrastrutture. Io ho posto una questione come Regione Abruzzo al Comitato delle Regioni, alla Delegazione Italiana, ai parlamentari europei, alla Commissione, ai colleghi sindaci delle altre capitali interessate con un di meno di infrastrutture. Mettiamoci insieme per allungare le infrastrutture che abbiamo, sapendo che le infrastrutture sono più lunghe delle nostre regioni e delle nostre città, ed è l'Europa che ci dà questo balcone di veduta adeguata. Ma così come pensate voi alla partita della sicurezza, ma della sicurezza rispetto ai rischi del terrorismo internazionale? Facciamo ridere con le canne di bambù. Non c'è per esempio un luogo dove convergano i servizi di intelligence, le informazioni, e oggi quando c'è un pericolo non è la carabina del 1862 che ci aiuta, ma è la qualità del sistema delle informazioni, ed è soltanto ad un livello europeista che si riesce a reagire, a stabilirsi e reagire. Come si fa a spingere le istituzioni? Organizzando una genuflessione, diciamo, più suadente nei confronti di Draghi, della Germania, o invece organizzando la certezza di un'agenda che adatti, adegui, allunghi, porti avanti l'originaria agenda ispiratrice dei grandi padri fondatori, da Spinelli a tutti coloro i quali hanno saputo prima pensare e poi disseminare. A me piace citare il tedesco Adenauer, ma anche De Gasperi e Calogero,
Allora, la politica, attraverso gli eletti in Parlamento europeo, ma anche attraverso le classi dirigenti dei partiti, deve ritrovare il significato, l'utilità, la necessità di organizzare un pensiero politico più lungo delle questioni nazionali. Se la dovessi dire in una cattedra di studenti e non di studiosi, io direi che il difetto principale è la mancanza di una iniziativa politica transnazionale. Io ho amicizia personale con Edi Rama, ho amicizia personale con Elio Di Rupo, ho amicizia personale con una signora gentilissima che ha una simpatia per le questioni anche regionali, che è Corina Crezzu, ovviamente all'incarico di commissaria, vede con simpatia il progressismo sociale che noi rappresentiamo, però ognuno di loro opera individualmente. Poi ha l'incarico a compiutezza internazionale, ma non c'è un'iniziativa politica che la alimenti, perché anche il gruppo socialista ha una sua consistenza, ma manca il Partito Socialista e Democratico che a livello europeo abbia la robustezza di reggere questo. Io per esempio ho portato a casa un grande risultato, la vita degli aeroporti minori. E la vita degli aeroporti minori riguarda il 50% degli aeroporti europei e sono 840 gli aeroporti europei che danno luogo alla connettività europea. Noi abbiamo qualcosa come 3 milioni di voli che sono a rischio, poiché sono a rischio gli aeroporti minori. Noi abbiamo qualcosa come 15 milioni e 500 mila voli l'anno, dei quali 3 milioni sono a rischio, perché non c'è stato un luogo dove si discutesse della utilità, della necessità, della insostituibilità degli aeroporti minori. Quali sono gli aeroporti minori? Non dove gli amministratori sono bassi o dove gli utenti degli aeroporti sono piccoli e magri, ma gli aeroporti minori sono quelli che non superano 700.000 passeggeri. Ma vi pare che una questione di questo tipo debba essere soltanto fardello di un presidente di regione? Deve essere fardello delle regioni, dei parlamentari europei e è stato, ma anche di un partito politico che se ne faccia carico, cioè di un avvertimento collettivo. Perché senza aeroporti minori noi torniamo allo spostarci con le macchine, percorrendo le lunghe distanze, perdendo molto tempo, ma mettendo anche a rischio la qualità della vita e anche la vita molte volte, perché più fai macchina, il ferro non c'è, più fai macchina, più aumenti le occasioni di incidentalità, l'inquinamento. Su tutto questo noi dobbiamo ritrovare le ragioni di una iniziativa politica facendo l'agenda delle priorità. Al primo posto la capacità di fare investimenti che risolvono le differenze delle opportunità tra i territori. Per esempio la infrastrutturazione anche materiale, dal ferro alla gomma ai porti, deve trovare capitoli importanti nell'agenda europea. E poi anche politiche di sostegno al reddito delle persone, all'intrapresa economica. Sull'agenda digitale un grande lavoro è stato fatto, sull'economia circolare un grande lavoro si sta facendo, poi però lo dobbiamo declinare con i bilanci e con gli investimenti e con la flessibilità del patto di stabilità e con l'uscita dalla rigidità della contabilità pubblica europea, perché non tutto è uguale ovunque, ci sono delle differenze e queste differenze vanno risolte consentendo flessibilità di investimenti. Io ho fatto tardi perché sono stato a salutare un galantuomo del centro-sinistra, Giuliano Pisapia, che è stato premiato a Caramanico Terme poiché ha contribuito alla creazione del benessere della politica e nella politica, prendendo a bersaglio la città di Milano. Pisapia per me rimane il sindaco di Milano anche quando ha cessato di farlo, perché ha avuto una serie di qualità e qualificazioni per cui rimane un punto di riferimento. E con Pisapia parlavamo del fatto che noi dobbiamo concepire il riconoscimento anche in Italia di due Italie, c'è il centro-sud e il centro-nord, e in Europa almeno di due Europe, e rispetto a questo scattata la fotografia significa poi mobilitare investimenti differenziati. In Italia noi, per quanto riguarda gli investimenti dell'FSC, abbiamo una doppia maschera quantitativa e qualitativa di investimenti, l'80% al centro-sud e il 20% al centro-nord. Questo ci consente una differenza di calibratura di risorse, ma dobbiamo elevare le opportunità
opportunità su questo fronte, e poi imparando dall'Europa non istituzionale ma da quella comunitaria, sociale e culturale, che cos'è davvero il di più che ci viene quando i popoli si mettono a dialogo, lo scambio di esperienze, la fertilizzazione del pensato dell'uno rispetto al da pensare dell'altro. In Finlandia sono almeno 20 anni che hanno il dialogo competitivo per la scelta del contraente nella pubblica amministrazione. Per esempio a Rotterdam sono 10 anni che ritengono che i porti non danno fastidio alle città ma danno spinta alle città, tant'è che al porto di Rotterdam il sindaco si vanta che ha realizzato la più grande infrastruttura della modernità, che è una stampante 3D che ha preso il posto delle gru dell'Ottocento. Al porto di Rotterdam c'è una stampante 3D nello spazio di principale valore della portualità di Rotterdam, a dimostrazione come è nel porto che arriva il fatto nuovo, e con il porto si coniuga il fatto nuovo anche con le lunghe distanze dei mercati internazionali. È straordinaria la simbologia, quasi un'opera d'arte. Io quando ho visto questo mi sono definitivamente convinto che per esempio sulle portualità dell'Abruzzo noi dobbiamo fare una scelta definitiva di combinazione di specializzazioni, non l'inseguimento dell'uno nei confronti dell'altro, ma specializzazioni dell'uno rispetto all'altro, componendosi, diciamo combinandosi, distrettualizzandosi. Ma questo l'ho visto in un altrove, che però era la mia portata, perché sono entrato in un circuito della comunità, delle città, delle regioni, e questo non mi sarebbe stato mai possibile se io fossi rimasto a Letto Manoppello, a Pescara. Quindi dell'Europa la parte migliore è lo scambio delle esperienze, e l'anima politica è quella che dice Acemoglu e Robinson: guardate che la ricchezza delle nazioni non deriva dal sottosuolo ma deriva dalla qualità della produzione delle idee, dalle idee che si riescono a produrre, e quindi dalla comunità politica. Io però voglio dire al mio partito e a voi che siete grande parte del futuro del partito: dobbiamo ritrovare la pazienza dell'iniziativa politica. Una grande realtà politica del Novecento, della Puglia ma dell'Italia, Aldo Moro, ci diceva che significa essere, diciamo, capaci di iniziativa politica. Intanto bisogna essere capaci di essere iniziatori dell'iniziativa, cioè crearla, stimare i problemi e rispetto al problema poi elaborare una intrapresa di iniziativa, che non significa ogni volta che deve fare gol rispetto a quelle grandi R che caratterizzavano le schede di Berlusconi. Uno può anche intraprendere e poi con una, due, tre non farcela, ma non va bene il piattume che a volte noi assistiamo nello scattare delle nostre fotografie. C'è bisogno di essere coraggiosi, estimatori dei problemi, e poi di chiamare a raccolta una comunità che si metta a riflettere. Io vorrei concorrere con il ruolo che la democrazia in Abruzzo mi ha affidato a avvicinare l'Europa e a portare più Abruzzo in Europa, sapendo per esempio che ci sono parlamentari europei che non hanno in odio il lavoro. La battaglia sulla copertura delle reti TNT a favore dell'Abruzzo è una battaglia vinta circa la programmazione. Adesso bisogna passare alla progettazione, e Del Rio è d'accordo, ma prima, in assenza della programmazione, l'accordo di Del Rio era una zampa sola e ce ne volevano due. E poi ci vuole la declinazione finanziaria, ma senza il primo strumento il secondo e il terzo non possono intervenire. E ce l'abbiamo fatta, mi dicono, ma ci vogliono comunque anni ancora. Ma se non fossimo partiti ci volevano i secoli, e lo dovevamo fare 23 anni fa, 18 anni fa, 15 anni fa, 13, fino al 30 di dicembre del 2013. Abbiamo ripreso il toro per le corna, cogliendo che cosa? Il documento fondamentale sulla vita della macroregione adriatico-ionica. E anche il macroregionalismo è veramente la postura nuova dei territori. Ma vedete che nanismo istituzionale a volte noi produciamo? Con chi si allea chi? E l'alleanza di chi con chi la si stabilisce rispetto alla logica dei tacchini. Chi è che fa più uno, quello si muove; quello che fa meno uno pareggia, ostacola. Quando in Europa c'è uno sguardo d'insieme, che è davvero lo sguardo che serve, che è quello del macroregionalismo. Il macroregionalismo adriatico-ionico mette in campo 70 milioni di persone,
905 miliardi di euro di PIL, un numero sterminato di studenti, un numero sterminato di intraprese economiche, di brevetti, di innovazioni, e l'opportunità di armare sul piano delle infrastrutture questo grande specchio d'acqua che comincia ad essere un pezzo di un territorio nuovo, per fare sì che la gente vada da nord a sud, da est a ovest, e scambino esperienze. Guardate che se uno studia la storia della civiltà è nello scambio di esperienze che è la ricchezza dell'intrapresa. Io credo a questa Europa, però dobbiamo essere non lontani o allontanati, ma esigenti, pretendenti, capaci di ingresso nel merito. Il PD in Abruzzo, diciamo, è molto assorbito, sequestrato dall'impegno istituzionale. I giovani del PD mi sembra che stiano facendo quel lavoro che in Germania, quando ci fu Bad Godesberg, riuscirono a fare nel rapporto partito-gruppo parlamentare. Sembrava che il partito fosse in un qualche modo all'opposizione del Parlamento nella parte che governava le sorti della Germania, invece alla fine si chiarirono che gli uni curavano l'agenda dentro le istituzioni e gli altri curavano l'elaborazione aggiuntiva. Ecco, noi abbiamo bisogno di recuperare una dualità. Una parte della dualità segue il lavoro istituzionale, l'altra parte deve recuperare, come se fosse una grande rete, ciò che si muove nella società e nell'economia e che non viene percepito dagli strumenti di chi sta nelle istituzioni. Io ho un'agenda quotidiana che esibisco non perché mia moglie mi controlla, ma perché lo voglio far sapere ai cittadini come uso il tempo del mandato. Io non ce l'ho la possibilità di stare dietro a tutti i fatti nuovi, però mi aspetto che questa grande agenzia di sviluppo, che è il partito, mi aiuti a capire i fatti nuovi, i segni nuovi. E voi siete stati, secondo me, giustamente obliqui nel pretendere un'autonomia in questa iniziativa. Fatelo sempre. Concludo con un passaggio, un pensiero di Carlo Azeglio Ciampi. Il migliore Ciampi, diciamo quello non paterno nei confronti del paese, ma quello che provò e riuscì a fare quella bella esperienza di governo nazionale nel 93, ci spiegò che anche nel fare il volontariato c'è bisogno di competenza, e la competenza evoca la dedizione del tempo, l'investimento in profondità, il non mollare se non si è capito tutto, l'andare in profondità. Guardate che tornerà di moda la profondità. La differenza tra noi è quella cosa liquida che sembra adesso andare sulla dorsale di un sentimento facile maggioritario, quel rapporto tra noi e quelli lì che apparentemente sembrano più liquidi e più pervasivi, alla fine si risolverà su chi sarà più capace di andare in profondità. La vicenda di Roma non poteva che evolversi in quei termini, perché è costruito sul niente. Noi riusciremo a vincere, a convincere, a fare, a farci giudicare, a rivincere, nella misura in cui avremo in simpatia l'andare in profondità, che poi ci consente di andare in altezza e in lunghezza. A Roma io non mi sono meravigliato. Stamattina financo la persona che mi accompagna mi dice: mai visto, Presidente, che è successo a Roma? Ho detto: io non sono meravigliato, ma mi aspetto un'altra 4-5 situazioni di questo tipo. Cioè, chi non decade e chi non osa, chi non si misura, ma chi si misura e lo fa con quella leggerezza non può che cadere, perché non c'è il substrato. Ma voi ci pensate su che cosa hanno costruito a Roma quella piattaforma che ha fatto metà più uno? Tutto sulla pancia, tutto, diciamo così, sulla rappresentazione contrastante, non c'è una parola nel merito. Pensate anche alle Olimpiadi, o pensate alla TAV riguardante Torino. Tutto quello che neronianamente può apparire maggioritario ci si affida all'emotività e si dice: bene, si faccia questo. Io conosco uno di quegli assessori, per derivazione familiare lo conosco, non lo cito perché non lo voglio mettere nei guai, uno degli assessori della giunta capitolina, e rilevo l'impossibilità di una permanenza durevole, che lui è portatore di autonomia, di voglia di fare, anche sequestrando a suo favore della sua agenda la voglia di andare in profondità. Vedremo quanto durerà anche rispetto, diciamo, a questa seconda fase che sta nascendo oggi, domani, nei confronti della giunta. Io vi ringrazio molto per quello che ci donate,
so che dietro a ogni iniziativa pubblica c'è una fatica. Io vengo dalle realtà anche religiose di questa regione e mi spiegavano i miei amici sacerdoti che quando si fa una festa anche religiosa c'è quello che si vede davanti e quello che non si vede che sta dietro. Ecco, io vorrei ringraziare quelli che hanno lavorato, diciamo, sugli spalti di dietro, non sugli spalti davanti. Grazie e buon lavoro. Grazie, ringrazio Luciano D'Alfonso, Massimo Palucci, Elena Gentile e Caterina Cerroni. Ci vediamo domani alle 18.30, c'è il dibattito sul sisma, sull'emergenza che stai vivendo in queste purtroppo settimane, il centro Italia.